statunitensi, questa volta l'ha fatta non come sul piano geografico, no, tesoro, perché questa è una fonte di una conferenza creata appunto poi dalle ideologie terzomondiste e dai movimenti di liberazione nazionale. No, oltretutto all'interno dei vari dei due blocchi la situazione è molto, come dicevo prima, molto variegata, perché abbiamo, schematizzando un po', che gli Stati Uniti, che sono il centro egemonico dell'imperialismo, e ovviamente sono centrali nel blocco imperialista, la loro caratteristica è che si appropriano del plusvalore, del valore, diciamo, del valore creato nei paesi dominanti, ma si appropriano anche in parte del plusvalore creato dagli altri paesi imperialisti, secondo un meccanismo che dirò più avanti. Sono in grado di imporre agli altri paesi le condizioni economiche e non economiche di quel tipo di appropriazione, ad esempio la forma dei rapporti di produzione è esemplata sul modello americano, un esempio per tutti, la forma dei contratti di lavoro americana si sta diffondendo anche in Europa. Questo è un esempio attraverso il quale, diciamo, di imposizione, diciamo, di dominio, imponendo le condizioni di quel tipo di appropriazione di plusvalore. Ovviamente c'è un elemento di preeminenza politica, abbastanza evidente, c'è un elemento ancora più evidente di superiorità militare e c'è un elemento di dominio ideologico. Cioè, tutto questo caratterizza la centralità degli Stati Uniti all'interno del blocco imperialistico. Poi ci sono altri paesi imperialisti propriamente detti, diciamo, che probabilmente nell'Unione Europea sono la Germania, la Francia, l'Inghilterra, probabilmente anche l'Italia, entro certi limiti. E ci sono il G7. Sì, sostanzialmente il G7. E ci sono paesi che partecipano del blocco dominante e beneficiano di alcuni privilegi che gli derivano dal fatto di far parte del blocco imperialistico senza essere proprio paesi imperialistici, se vogliamo, in senso stretto. Però questo per quanto riguarda la struttura interna dei paesi imperialistici. Per quanto riguarda i paesi dominati vale lo stesso discorso, cioè non sono, anche qui abbiamo vari tipi di situazioni che ci riportano a quello che diceva prima Gianfranco, nel senso che abbiamo ancora un primo esempio, quello delle colonie, il colonialismo classico, che in parte ha delle sopravvivenze ancora oggi, diciamo. Qui il modello qual è? Che sono paesi che inviano materie prime al centro, cioè ai paesi imperialistici, una volta, diciamo, al paese coloniale, no? L'India inviava materie prime all'Inghilterra, ricevono prodotti industriali, via via, insomma, le materie prime vengono dilapidate, le industrie locali distrutte perché non riescono neanche a reggere la concorrenza con quella dei paesi, come si dice, più sviluppati. Il processo di industrializzazione viene o impedito o comunque estremamente rallentato. Questo è il primo tipo, cioè proprio il tipo di dominio coloniale. Sì, però questo ormai di fatto non c'è più coloniale. Quello, c'è sempre meno. Quello che invece emerge di dominanza economica, ecco, no, con indipendenza formale, perché poi il ricatto viene fatto con uno scambio. Sì, però ecco, se diciamo, se dici tu qui adesso dello scambio. E la fregatura è triplice, perché prima danno i soldi in prestito, poi con questi soldi devono comprare macchinari da investire sul posto al paese che gli ha dato i soldi in prestito, con questi macchinari producono merci che vengono fatte sotto controllo del paese che gli ha venduto i macchinari per l'esportazione e la commercializzazione da parte del paese dominante, e che spesso servono, e che spesso servono per pagare il debito, e il debito poi viene l'interesse sul debito. Sì, ma l'interesse sul debito spesso viene abbonato, come è il caso ad esempio di Giovanotti e del Papa, perché le banche che hanno il 90% dei crediti, col cavolo che abbonano il debito, per cui questo semmai lo fanno soltanto gli stati, perché tanto il debito non lo pagano con interesse monetario, lo pagano con il plusvalore prodotto da quelli su macchinari importati a prezzo a scambio ineguale contro, che ne so, semi di cacao nel Congo, in modo tale che pagano direttamente in natura, lo pagano plusvalore, plus lavoro, cioè erogato dai lavoratori del posto.
a favore delle imprese multinazionali che investono lì, cioè tipo la Nike in Indonesia. No, cioè, diciamo, dici che c'è un investimento diretto. Certo, quindi c'è bisogno di pagare interessi, plus, cioè questo riconduce a quella concezione marziana corretta. Il plus valore è dato dal plus lavoro che viene erogato alle persone, che poi assume una forma di profitto industriale, di interesse, di rendita monetaria, minerale, eccetera, non ha importanza. L'importante è dove si apre il plus valore, poi decidete voi come contabilizzarlo, però diciamo, c'è però una distinzione da fare al di là del discorso colonia o non colonia. Ci sono dei paesi che hanno uno sviluppo industriale assolutamente bloccato, diciamo, poniamo Africa subsahariana, grosso modo. I paesi altamente indebitati. Esatto, quelli che oggi si chiamano altamente indebitati. Anche lì poi bisognerebbe capire i meccanismi di questo indebitamento, perché l'origine di questo indebitamento risale agli anni 70, quando vennero fatti, questi contrassero dei debiti che poi lievitarono tantissimo a causa della crisi petrolifera, per cui in quel caso i paesi gli Stati Uniti contrassero dei crediti sperando per investire, quindi non hanno potuto fare quell'investimento di CO2 nel comprare macchinari, che sono stati altamente indebitati. Sì. Adesso ci sta il piano e la crisi petrolifera è stata fatta pagare a questi paesi attraverso l'aumento dell'indebitamento. Ci sono altri paesi che fanno... Aspetta, scusa, io non ho capito benissimo il legame tra la crisi petrolifera e l'aumento dell'indebitamento. Perché la crisi petrolifera fece salire enormemente gli interessi sui crediti a livello mondiale, per cui i paesi che si erano indebitati a un tasso di interesse molto puramente facilmente sostenibile, da un giorno all'altro si sono visti schizzare gli interessi sul debito a livelli mostruosi, cosicché sono stati nell'impossibilità di ripagarlo, e per gli interessi composti hanno continuato a volte a pagare gli interessi sugli interessi, dilapidando le risorse naturali per pagare non lo stock, cioè non i debiti originari, ma gli interessi che venivano maturati perché non riuscivano a pagare neanche gli interessi. Era l'unica cosa che interessava il sistema bancario. Che ovviamente era l'unica cosa che poteva ovviamente fregare il sistema bancario americano. Anche lì bisogna dire una cosa, all'interno del sistema bancario americano c'è stato questo fenomeno tipico, che le grandissime banche potevano fare questo gioco perdendo, si dice in sofferenza, anche milioni e miliardi, insomma, tranquillamente, non c'erano problemi. Le piccole banche zompavano, saltavano, perché non avevano la capacità di resistenza delle grandi, per cui le grandi spingevano questo meccanismo all'esasperazione, perché tanto avevano talmente vantaggi dagli altri rientri del debito, che potevano fare a meno di ottenerli tutti, e mandavano quindi come inesigibili una serie di crediti. Se una piccola banca fa la stessa cosa, salta. E quindi viene assorbita la grande, e così hanno fatto. E così si concentra e aumenta la rete. La logica del banco scende ferro. Poi. Sono delle situazioni però dove lo sviluppo anche all'interno dei paesi dominati effettivamente c'è, e in questo caso abbiamo una sorta, diciamo, di sviluppo dipendente, cioè non c'è più un sistema, né il sistema coloniale classico, né la depredazione pure semplice di materie prime. Diciamo, sono paesi che raggiungono un certo grado di industrializzazione, hanno un forte orientamento alle esportazioni, il che crea una prima dipendenza ovviamente, nel senso che dipendono dai bisogni economici altrui. Non a caso oggi tra le vittime, diciamo, della crisi americana ci sono sicuramente i paesi asiatici, quelli che forniscono, che costruiscono i computer sostanzialmente. Sì, per dire, paesi di nuova industrializzazione. I dragoni del sud-est asiatico, eccetera. E questi sono severamente colpiti dal blocco, dalla recessione praticamente americana, perché non possono più esportare in quella direzione. Contemporaneamente, mentre esportano, diciamo nella situazione quando le cose vanno bene, importano capitali ed infrastrutture, cioè capitali o capitali che servono a finanziare infrastrutture, e dunque dipendono in questo senso dai capitali altrui, importano anche tecniche di produzione relativamente avanzate ma mai di avanguardia, per cui sono specializzati nella produzione di prodotti cosiddetti maturi, con tecniche che hanno bisogno di una maggiore intensità di lavoro, come si dice, dipendono dalla tecnologia altrui e spremono plus valore in massa
in dimensioni tecnologicamente adeguati a quelli imperialistici. Sono comunque dipendenti dalla dominanza imperialistica per tentare di alzare la Corea del Sud. Questo è stato sviluppato sotto il dominio americano, dal controllo anche tecnologico americano. I giapponesi hanno poi...